Iniziamo con questa settimana, con questa domenica, una nuova settimana segnata da due doni straordinari di Gesù risorto nella Chiesa. Il primo è di rivelarci il volto e il nome di Dio, che lui chiama Padre. Padre, dolcissimo nome e rivelazione del cuore di Dio. Dio è Padre, Gesù si rivolge a lui con questa parola, con questo appellativo che nell'esperienza umana indica il rapporto più importante della vita terrena, soprattutto nei primi passi. Gesù ci rivela questo mistero di Dio, chiamandolo Padre, rivelando il suo amore e la sua paternità e spingendoci a una fiducia filiale verso di Lui. E poi in questo ambito Gesù ci insegna a pregare, ci rivela qual è la preghiera adatta, degna di Dio Padre e ce la comunica. È un'occasione proprio da non perdere, soprattutto per chi vuol conoscere Dio in verità, non secondo gli idoli creati dall'uomo e a volte fomentati dallo spirito del male, e poi per chiunque ha un desiderio, un'intenzione, un bisogno di imparare a pregare in modo nuovo, in modo cristiano. Ecco, approfittiamo di questa settimana, soprattutto per quelli che avessero la possibilità di fare un po' di vacanze, di tempo libero, per aprire il cuore e la mente a questi due grandi doni che sono molto più importanti di tante cose terrene per le quali spesso ci diamo da fare, ci affanniamo e anche spendiamo soldi. Conoscere Dio in verità nella sua vita profonda e intima e poi anche imparare a pregare e partecipare alla preghiera di Gesù. Ti auguro una santa domenica e una bella settimana. Buona, e ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.